Ma a me quello che mi stupisce, al di fuori dei quattro punti, è che oggi ci troviamo qua, che è uscito un altro tipo di legge elettorale e ci diciamo tutti, beh, però il Mattarellum ci andava bene, modificato un po'. Allora, perché non ci siamo seduti a quel tavolo quando anche la Lega aveva detto non ci piace il Mattarellum, ma ci va bene pur di andare a votare? E sono passate ormai un mese e mezzo, fra un pochino 2 mesi, e diciamo, vabbè, invece che questo sediamoci a parlare del Mattarellum. Mi sembra un po' il gioco delle tre carte. Stiamo cercando di tirare avanti il più possibile quello che un tot di partiti, come ho detto, o persone dentro i partiti, vogliono fare. Così è una presa in giro verso i cittadini, ma qua abbiamo un problema grande perché ci troviamo Borgonzoni, davanti a però un Parlamento. è un gioco di accuse incrociate. Ognuno Ma accusa noi abbiamo detto l'altro. che ci andava bene il Mattarellum com'era, ci va bene questa legge com'è, è uscita, vogliamo armonizzarla con il Senato, facciamolo, ci vogliono 15 giorni, torniamo a votare, senza stare tanto a pensare poi il cittadino se vota così, vota cosà. I cittadini, si spiega la legge elettorale, i cittadini sapranno come votare, perché il vero problema è che qua tutti i partiti guardano i loro sondaggi e dicono con i sondaggi così oggi, con quella legge mi andrebbe bene, poi magari dopo un mese il sondaggio è cambiato, ah no, la voglio così. Però in questo modo non andiamo da nessuna parte, noi abbiamo bisogno di un governo che venga votato dai cittadini. I cittadini sono stati chiari perché al referendum hanno votato, oltre che nel merito, perché magari era anche un tema abbastanza difficile, molti non l'hanno approfondito, hanno votato perché volevano tornare a votare. È stato un segnale chiaro quello che hanno mandato. Inutile che qua discutiamo, cambiamo quella cosa, poi a quello non gli va bene perché con le percentuali che ha la vuole differente. Torniamo a votare, andava bene, e lo ripeto, il Mattarellum, ma noi va bene questa legge elettorale. Basta che si ridia voce ai cittadini.